Ovviamente ci troviamo in una situazione di condividere la serata con i Suicidal Tendencies, che è una cosa che penso noi, io e lui, ma tutta la band siamo fan da decine d'anni, insomma, dai. E io ho una certa età, quindi... Il classico gruppo che ti cambia la tua evoluzione personale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io li ho visti la prima volta quasi 10 anni fa in Germania, a un festival. Da lì io li ho visti 3 volte in 2 settimane, perché ho detto devo tornare a vederli, perché era proprio come mi aspettavo. Veniamo un po' di noi dalla scena skate, punk, quindi è un'icona, sai, Suicidal Tendencies, ed è bello per noi essere qua stasera veramente. Beh, ci eravamo detti dopo l'ultimo concerto che sarebbe stata veramente finita, poi grazie a Samal ci ha proposto di suonare con i Suicidal Tendencies e là ci siamo detti, visto che noi non stiamo più nello stesso paese, lui sta a Berlino, io sto fuori anch'io, abbiamo deciso di fare questa reunion una volta e via. E... come dire di no ai Suicidal Tendencies? Sì, come si può dire di no? Basso, batteria, 2 voci e basta. Come mai non avere un chitarrista, non avere... Ma in realtà io e Umbi suoniamo insieme da quando siamo piccoli. Mm. Abbiamo avuto un sacco di progetti insieme. Finché l'ultimo progetto, che era quello con cui avevamo registrato il disco, eccetera, ci aveva lasciato un po' insoddisfatti e il chitarrista aveva altri interessi e ci ha lasciato. Abbiamo provato a trovare altri chitarristi e non ci siamo trovati, abbiamo detto, senti Umbi, o smettiamo o andiamo avanti io e te. Il chitarrista che provava con noi ha lasciato l'amplificatore in sala da noi. Umbi ha detto, ascolta, attaccaci l'ampli della chitarra al basso, e così sono nati The Frog. Ho visto che avete suonato spesso in Veneto. Mm-hmm. Come la vedete un po' la scena dalle nostre parti? Sicuramente è meglio rispetto a Ferrara, ormai io mi ricordo quando abbiamo iniziato, ormai te la fermo col bagaglio qua, ormai quando abbiamo iniziato cos'era, il 2008, da noi c'era parecchia mossa, mi ricordo che quando suonavamo i locali in città si... c'è un po' un pedale, i locali si riempivano, adesso da noi non c'è tanta mossa, invece qua in Veneto quando suoniamo bene o male di gente che accorre ce n'è, non abbiamo suonato neanche tanto troppo tempo fa, no? Cos'è stato? No, sì, sabato scorso, sabato, no? Ah beh sì, sabato, a Belluno. Sabato scorso a Belluno, sì. A Gozzamel. Sì, beh, anche per il nostro genere la scena trash metal in Italia, un po' il Veneto è sempre stato un po' un punto di riferimento, ricordo c'era un locale storico, si chiama Country Star, non esiste più, che un po' è stato protagonista della rinascita italiana del thrash metal dal 2006 al 2009. Quindi era una meta, una tappa un po' obbligatoria il Veneto, quando si voleva provare a lanciarsi, suonare fuori.